Siamo qui con Domenica Di Sorbo, Mirella Colangelo, che sono venute a presentare il loro progetto per questo convegno di Education 2.0. Il progetto, raccontatecelo, come si intitola, come si è sviluppato? Il progetto si chiama Forum Direzione Didattica ed è un laboratorio di progettazione didattica che noi abbiamo svolto alla fine dell'anno scorso, ma che è il risultato di un lavoro che è durato 2 anni e che interessa la nostra scuola, che ha portato sul territorio le nostre progettazioni didattiche che normalmente facciamo in classe e che invece per la prima volta si sono poste sul territorio e i ragazzi dalla semplice funzione di guida, ci sono stati dei convegni, i ragazzi si sono presentati come veri e propri diffusori dei saperi, rielaborati, riproposti, che da semplici fruitori sono diventati protagonisti pieni di questa loro esperienza. E voi siete della scuola? Quale scuola? Istituto di Istruzione Superiore Telesia di Telese Terme in provincia di Benevento. E quanti sono i ragazzi che sono stati coinvolti in questo progetto? Tutta la scuola. Noi siamo 1200, siamo una scuola costituita da 5 indirizzi. Abbiamo liceo scientifico e scientifico scienze applicate, liceo classico, liceo linguistico, scienze umane e indirizzo professionale. E i relativi docenti, quindi anche tutti i docenti coinvolti o solo una parte? In realtà diciamo tutti i docenti, allora diciamo che noi stiamo tentando di cambiare la metodologia, per cui tutti i docenti e tutti gli studenti sono stati coinvolti. È chiaro che poi nella presentazione al territorio, in cui sono stati 2 punti cruciali a Natale ed estate, ovviamente hanno partecipato una parte, consideri che 1200 studenti come protagonisti è difficile, quindi c'era una parte di studenti che mostrava al territorio i laboratori, una parte che faceva il laboratorio in aula e una parte che fruiva dei laboratori. Ma i ragazzi come hanno reagito? Cioè si sono coinvolti volentieri, diciamo? Diciamo che questa è la finalità prima che abbiamo raggiunto, perché i ragazzi sono stati entusiasti, perché non erano semplici saperi svolti in quelli che erano in maniera tradizionale, ma a parte il fatto che in classe già avevano scelto una parte di quei programmi, poi il fatto di doverli porre sul territorio attraverso dei convegni, convegni al quale sono stati invitati a parte le loro famiglie, ma anche ragazzi provenienti da altri istituti, questi li ha resi veramente entusiasti, dire poco, sono stati anche, lei pensi che quest'anno già hanno chiesto al dirigente quando facciamo nuovamente questi laboratori, quando li presentiamo al territorio, quando... Un successo da questo punto di vista. I ragazzi, con che metodologia avete, cioè qual è stato l'approccio metodologico con cui avete lavorato dal punto di vista didattico rispetto a una didattica più tradizionale? Dove stanno le differenze? Allora, questa è stata una cosa che è partita come un gioco ed è partita, adesso le racconto un episodio particolare, è partito con un ragazzo che veramente al quale io ho detto che materia ti piace di più e lui mi ha risposto la fisica. Io gli ho detto per quale motivo? Perché io riesco a costruire. Dice però non sempre sono apprezzato per quello che costruisco, perché poi io la teoria non me la so imparare, preside, non me la so imparare, proprio così. Allora mi è venuto in mente di creare appunto dei laboratori in aula con ragazzi che avevano voglia di dire qualcosa, quello che avevano dentro dal punto di vista ovviamente delle conoscenze acquisite, e siamo partiti in questo modo. Questo ragazzo in particolare ha costruito un circuito elettrico in serie parallelo e l'ha raccontato ai suoi compagni di classe. Poi ha preso un pendolo, mi ha detto ma preside, ma io posso mettere un chiodo? Ho detto tu puoi fare tutto quello che vuoi. Ha appeso questo filo e ha spiegato in classe col computer sincronicamente e con questo filo il pendolo di Foucault. Allora, cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che i ragazzi a quel punto, io gli ho dato fiducia, loro hanno capito e ognuno di loro ha raccontato nel suo modo per qualsiasi disciplina, quindi questo poi è andato per latino, per la filosofia, per l'italiano, ha fatto la poesia, ha raccontato, quindi questo è stato il metodo. Il metodo è stato spingere il ragazzo a fare quello che più gli piace fare, tant'è vero che la nostra scuola, io dico, il nostro universo è praticamente un puzzle
vede, è il mondo fatto da tante tessere. Certo. Ogni tessera si illumina in certi eventi. Quindi, in qualche modo, diciamo, è l'elemento fondamentale è la motivazione. Cioè, avete lavorato sulla motivazione dello studente, sulla fiducia verso se stessi e sul far riconoscere o percepire allo studente la scuola, la classe, l'ambiente in cui si trova come un ambiente proprio, in cui lui può dire la propria e può anche attaccare un chiodo. Per dirlo metaforicamente. Sì, certo, il senso di appartenenza e la possibilità di dimostrare quello che sa fare e non per forza ciò che gli viene chiesto di fare. E in tutto questo la tecnologia come si è posizionata? Allora, ovviamente la tecnologia ha un ruolo principale, sia perché è un mezzo di innovazione che in realtà fa sì che i ragazzi si sentano più vicini alla materia, sia essa scientifica, sia essa classica. Ma anche perché, voglio dire, aiuta in tutti gli ambiti, cioè c'è proprio un ritorno dal punto di vista didattico e conoscitivo. Il fatto che è possibile fare una sillabazione o una... Io insegno latino, quindi è più facile, per esempio, spiegare l'esame con un ritmo ben preciso, una lettura d'antis fatta attraverso una semplice LIM, cioè non è necessaria una grandissima tecnologia, permette al ragazzo di andare al di là dell'aula, per cui in realtà la scuola si riappropria di una funzione che gli è propria, perché la scuola adesso è diventato un edificio chiuso, ma in realtà nell'accezione antica la scuola era un gruppo di pensatori che non avevano assolutamente una collocazione fisica ben precisa. Quindi in realtà la tecnologia permette al docente di andare al di là dell'aula attraverso... Ma, oltre alla LIM, quindi parliamo di hardware, dal punto di vista invece dell'utilizzo di strumenti web... Allora, abbiamo usato strumenti web soprattutto per la realizzazione di alcuni progetti di tipo scientifico e per quanto riguarda invece la realizzazione di un progetto, adesso mi viene in mente un progetto di alfabetizzazione emotiva che è stato fatto attraverso la visione di alcuni firmati, l'ascolto di alcuni strumenti e di alcune la visione di alcuni colori, cioè questo ci ha permesso appunto, cioè il web in realtà e il mondo, no? Per cui in realtà questo ci permette di avvicinarci al mondo. Dal punto di vista fisico siamo collocati in aula attraverso il web e attraverso le moderne metodologie noi riusciamo ad uscire fuori. Un ambiente senza confini. Un ambiente senza confini, assolutamente. Se dovessimo scegliere uno spot è questo, sì. Era la domanda che avrei fatto alla fine, quindi abbiamo già lo slogan. Vabbè, sì. Per un ambiente senza confini. Ma in realtà, volevo aggiungere alla professoressa, noi abbiamo molte aule nelle quali c'è il computer con il wireless e quindi sono collegati all'esterno. E abbiamo quest'anno raccolto questo senza confini, come diceva lei, in un laboratorio progettuale per i 150 anni dell'Unità d'Italia, nel quale abbiamo messo in risalto l'evoluzione della comunicazione e qui abbiamo proprio dimostrato il non confine, perché siamo partiti da Garibaldi che poteva proclamare l'Unità d'Italia solo attraverso il suo cavallo andando e abbiamo terminato con un click sul computer in cui il ragazzo che stava scrivendo un articolo per i 150 anni dell'Unità d'Italia l'ha mandato in Australia un suo compagno, quindi questo è stato il massimo possibile. Di quali finanziamenti, strutture, eccetera, avete avuto bisogno per realizzare questo progetto e quali difficoltà avete incontrato in questo senso, se ne avete incontrate? Non abbiamo assolutamente finanziamenti, facciamo tutto da sole, la scuola è una scuola del sud, l'unica cosa di cui usufruiamo sono i progetti PON, li cerchiamo di utilizzare nel modo migliore possibile e per il resto ci arrangiamo. Qual è uno degli elementi che andando avanti con questo progetto cambiereste, cioè quello su cui avete discusso di più e che magari è ancora da ottimizzare e invece qual è il punto di forza del vostro progetto? Allora noi almeno all'inizio abbiamo puntato molto sull'eterogeneità, per cui i laboratori sono molti e hanno aspetti diversi perché sono lasciati molto al rapporto docente-alunno.
riflettavamo sulla questione che forse sarebbe opportuno alcuni di questi indirizzarli e diciamo specializzarci per più anni in uno stesso ambito, su uno stesso ambito, in maniera tale da mantenere le esperienze fatte nell'anno precedente e piuttosto che farne di nuovo cercare di approfondire le stesse, per in qualche modo veicolare un'esperienza su delle finalità un pochino più precise, visto che adesso molti docenti ormai l'hanno fatto, l'esperienza di prove, forse adesso incominciamo, cioè riusciamo a trovare un canale comune a tutti che in qualche modo indirizzi in maniera più precisa. Credo che questo è l'elemento che sarà il cambiamento, cioè rispetto a quello che abbiamo fatto adesso. Il punto di forza è l'entusiasmo, in assoluto, nel senso che è indispensabile per la riuscita dei progetti. Quanto è modellizzabile questo progetto? Cioè, se altre scuole volessero fare una cosa del genere, che consigli gli dareste? Quali accorgimenti? Quali consigli proprio? Affidare molto alla capacità, cioè avere molta fiducia nell'alunno, nello studente, perché in realtà molto dipende dall'interesse rispetto ad una competenza didattica pura, cioè rispetto alla disciplina, per cui puntare sulla capacità dell'alunno di saper discernere nonostante l'età e trovare in questo modo un canale comunicativo, perché in realtà quello che per esempio nella scuola è difficile è quello di creare un canale di comunicazione tra il docente e l'alunno, attraverso invece una piena apertura a quelli che sono gli interessi, no? Noi abbiamo, nella presentazione che abbiamo fatto, abbiamo parlato di cultura della scelta, no? E questo sostanzialmente puntare alla capacità dell'alunno di saper scegliere e su questo poi costruire, cioè è l'inverso, non è più il docente che dice facciamo il down. No, non è il docente che dice facciamo i manzoni, ma è il ragazzo che dice. Al centro dell'apprendimento c'è comunque il ragazzo. È lo stesso discorso del chiodo, insomma, sì, in qualche maniera. Diciamo che sì. La differenza che ci deve essere è che noi possiamo consigliare e fare il coach, non più l'insegnante. Noi conduciamo i ragazzi verso dove vogliono andare. Non significa fare meno, anzi. No, significa... anzi. Significa riuscire a fare in modo che loro scelgano cosa vogliono fare e condurli nelle indicazioni nazionali per le conoscenze che debbano acquisire. Certo. Filtrate, filtrate e poi... fate apparire come nella vita, no? Far sì che il ragazzo scelga ciò che vuole fare, o almeno apparentemente, e poi portarlo sulla strada che tu lo devi condurre, perché comunque in ultima analisi sei in una scuola. E questo avvicinamento, diciamo, questo colmare un po' il gap che si può creare tra studenti e insegnanti, sicuramente questo progetto va in una direzione di maggior interazione e diciamo emotività condivisa. Quanto la tecnologia in questo processo ha voluto dire? Cioè l'utilizzo di uno strumento digitale, sia da parte del docente sia da parte dello studente, è stato un elemento di unione tra le due parti? Assolutamente sì, perché loro parlano, io dico loro perché io sono il dirigente, loro parlano attraverso il web, ma per esempio noi, anche se ora stiamo facendo un'intervista, ci sta facendo un'intervista Education 2.0, i nostri studenti usano Education 2.0, i miei docenti usano Education 2.0, vanno a leggere lì gli articoli che poi portano in classe, i nostri studenti hanno scritto su Education 2.0, giusto per dirne una, ma c'è l'insegnante, abbiamo due blog sul nostro, noi abbiamo un sito che funziona perfettamente ogni giorno, abbiamo due blog dei nostri studenti, i nostri studenti hanno fatto, hanno due giornali di istituto, tutte e due che sono anche multimediali, che sono sul sito. Esempio, noi possiamo dare notizie anche di domenica pomeriggio, perché la domenica sera sul sito della nostra scuola i ragazzi vanno a controllare se c'è qualche notizia per il lunedì mattina. E quindi in qualche maniera il digitale ci ha aiutato a superare sia, diciamo, le barriere spaziali, ma anche quelle temporali in qualche modo. Quindi io ritengo che sia una cosa indispensabile, oggi non se ne può più fare a meno. Io nella mia scuola non do più comunicazione cartacea, ma solo sul web. L'ultima domanda che vi volevo fare era quella dello slogan, ma per una scuola senza confini. Per una scuola senza l'abbiamo confini, trovato già. L'abbiamo grazie. Trovato già. Grazie a lei.